Buonasera a tutti, ben arrivati. Ehi Ale, ciao. Hi everyone. Aspetto che ci sia un po' di gente, poi cominciamo questa cosa. Qualcuno di voi mi avete... Chiara, ciao, Mirella, ehi, ciao. Vi sto vedendo mano a mano che arrivate in diretta. Questa cosa delle lettere OR me l'aveva chiesta qualcuno di voi. E niente, ho deciso di farci una diretta così... magari serve anche a qualcun altro. Scusate, la scrivania è tutta piena di segni, ma il mio blotter. Folgrafi, ciao. Hey, hello. From Chile. Allora, prima di iniziare volevo solo dirvi una cosa, che vi faccio vedere, vediamo se si vede. Sto usando ultimamente questo blocco che si trova da Tiger, non mi ricordo quanto costa, ed è carta di bambù, 105 grammi. Se vedete che mi si incastra il pennino, è perché questa carta è parecchio fibrosa, non è pressata proprio bene bene bene, però ho pensato che tutto sommato un occhio anche alla sostenibilità, visto che di carta ne facciamo fuori tanta, non fa male. E non so se qualcuno di voi lo sa, il bambù è una pianta che cresce molto molto in fretta, quindi c'è un buon ricambio: appena fanno il raccolto ripiantano subito e in poco tempo rinasce una coltivazione molto folta di bambù. Quindi usare carta così è anche un pochino più sostenibile per l'ambiente, anche se poi tutto il processo di trasformare la pianta del bambù in carta ovviamente ha i suoi, come dire, c'è bisogno di macchine e via discorrendo. Va bene. Ciao Elena, vi vedo adesso. Ci sono un sacco di persone che non conosco, va bene. Allora, veniamo alle nostre lettere. Abbiamo detto O e R. Vediamo se trovo... Eccola. Ok, così si dovrebbe vedere abbastanza bene. Prima le disegno e poi ne parliamo un attimo. Allora, ci sono due modi di fare le O e due modi di fare le R. Questo è... lo sappiamo, insomma. Il primo modo, aspettate che io sto vedendo i vostri commenti sul tablet, quindi sentite il ritorno della voce. Allora, il primo modo ha una svirgolettata qui, è una piccola sezione di ovale e poi uscite e andate verso la lettera successiva. Il secondo modo invece è preso, io faccio, non ho toccato la linea di base, non fate come me, è ripreso dalla punta tronca, quando scendete fate appena appena un pochino di pressione e andate a chiudere, non fate questa cosa bruttissima che ho fatto io. L'ombra
Io forse qui l'ho disegnata leggermente troppo bassa, in realtà è presa. Poi ho visto che c'è in linea Alfredo Sanonner che ci può raccontare tutto di questa cosa. È presa dalla forma che aveva la lettera facendola. Vediamo se riesco. Ok. Con il pennino a punta tronca, se dalla cancelleresca. Quindi dovevano aggiungere in questo punto qua un pochino più di nero. Ecco perché. E dovevano anche collegarsi perché altrimenti la O sarebbe stata staccata completamente dalle altre lettere. Questo è l'altro modo e poi mettete la vostra legatura. Faccio una traduzione al volissimo in inglese. Letter O is just the simple radical shape of our copper plate calligraphy. So draw the first part of a beautiful oval and then in the first shape, in the first form, and then go back, no pressure, upwards to close your oval, and then draw a little tiny oval. This is a section of an oval and go out to the next letter. The second way you can draw an O is draw the left side part as you did before. So apply pressure progressively, nicely, keeping your shade a little bit heavier in this section here. Because it comes from chancery, from italics cursive, and when you do an O with a broad edge pen, the thinnest part is here and the heaviest is here. Okay, so copper plate, as a matter of fact, mimics the cursive italic, okay, in its earliest age. So stop here, and then from above, from the top of the letter, no pressure, a little bit of pressure here. I came a little bit too low here. I should have kept the shade here, and no pressure from here. And then no pressure until you close your letter and your connecting stroke. Allora, tornando a noi, questa qui è la nostra O e sono i due modi in cui potete fare la vostra O. È ovvio che la difficoltà qui è andare a collegarsi con la lettera che viene dopo. Se avete una L o una T che hanno l'asta lunga, nessun problema, dovete semplicemente guardare bene lo spazio che lascerete tra la O e la prossima lettera. Ci sono delle lettere che sono un pochino più insidiose perché vi lasciano tanto spazio dopo, si crea un vuoto. Adesso lo vediamo, la R è una di queste. Quindi dovete stare molto attenti a dove fate la vostra lettera successiva. Allora, le due forme invece di R che ci interessano sono la prima è questa. Ok, this is the first shape of R that you have in copper plate. La seconda, the second one,
I'm drawing this in the ancient way and then a little bit more modern. Questa qui è proprio la forma, chiamiamola arcaica, dove c'era il punto di connessione, cioè il collegamento tra il vostro tratto di entrata nella lettera e il corpo della lettera, principale della lettera, era un tratto dritto, insomma. Questa cosa qua adesso non si tende a non farla più, quindi potete ammorbidire. Ok. Una cosa bruttissima che sto vedendo adesso è che questa riga di collegamento viene praticamente fatta quasi in verticale, ma questo poi magari lo approfondiamo dopo. Ok, so these are your two possibilities when you write R, and the way you select one or another, well, if you like this one or this one, just use it, no matter which letter comes first or next. But in general, one selects the type of R depending on the letter before or following. Why? Because there are some letters which are very, very hard or harder to connect if you write. Faccio un esempio di RS, R plus S. Okay. It is easy. Questo è semplicissimo, no? Ma se uso l'altra forma, I'm using now the first R. The hard part is to see how far you have to go to start your S, because if you go too far, you will end up with a big, huge, empty space here, which is not consistent with your calligraphy, with your page. Okay, in Italian now, questa qui è molto semplice da fare ed è intuitiva. Questa è più difficile, perché se da qua vi sbagliate e andate lunghi con il tratto di collegamento, farete la vostra lettera in questo spazio e qui vi rimane una cosa enorme, uno spazio enorme vuoto che interrompe il ritmo della vostra scrittura. Ed è proprio quello che non vogliamo quando scriviamo copperplate in generale. Quando scriviamo, facciamo un pezzo in calligrafia, l'occhio ha bisogno di vedere il ritmo della scrittura, no? Ok, back to OR. Let's see if we can demonstrate. Ok. Allora usiamo prima le prime forme, quindi questa e questa, fatta in ordine OR oppure RO, ok? Io sono in una posizione, scusatemi, scomodissima per scrivere, spero che lo vedete tutti ancora, credo di sì, eh? Okay, so I'm using the first shapes here.
And now reverse. So my R. And my O. Okay. Tricky thing. La parte difficile è fare questo cambio di direzione. Is this double double turn? Because you have to exit the O and immediately go for another turn and then go back with your other letter. So this is tricky, okay? But it's the only way. If you go too far, you will end up, let me show you. If you don't think when you write, you end up doing this. Okay? We don't want this. Same here. Quindi in italiano, se io sbaglio con la legatura, vado a finire lontano dalla lettera e mi rimane tutta questa parte vuota, orribile. E oltretutto interrompo il ritmo della scrittura, no? Quindi interrompo la consistenza della mia scrittura. Non lo vogliamo, quindi bisogna fare molta attenzione quando si esce dalla O andando in questa R. Ecco perché si tende più ad usare questa forma di R, perché è più facile da collegare. Invertendo le lettere R, O, avete più o meno da mettere la stessa attenzione, perché questo spazio qua è importante. Se io faccio e vado là, vedete come mi sono allontanata? Guardate quanto spazio ho lasciato. Non va bene nemmeno questo. Adesso vediamo, usiamo l'altra forma di R. La O, questa qui che vi ho fatto vedere prima, se volete usatela, ma non lo so, io non la uso molto spesso. Ogni tanto quando faccio engrosser la uso. Allora, l'altra forma di O, di R, perdonatemi. Same thing with our other R. Vedete com'è più semplice? Qui devo solo uscire dal mio valino, andare qua. È questa parte qua che è importante. Se non fate bene questo, vi rimane tanto spazio qua in mezzo. E questo è super semplice. This is super easy. Basically, this R is much easier to use to connect to other letters than this one. This is a tricky one. This one is easy, I would say. We all learned this one.
when we started calligraphy. A questo proposito, speaking of this kind of R, I was telling before that I'm seeing R, let me put it here, done this way. Okay, when it should be this way. If you like this, keep using this, no problem. But that's no copperplate. In italiano, sto vedendo tantissime R fatte in questo modo. Alcune addirittura molto più alte e anche più dritte qui. A me francamente non piacciono, per usare un'espressione gentile. Io non ho mai trovato traccia di una cosa fatta così e non lo so, sarà anche un'innovazione, però al mio occhio questa cosa non piace. Per me le lettere più sono leggere più sono belle, sono anche più eleganti, forse anche il mio occhio che rifiuta questa forma qui. Però I wanted to just spend a few words about where this letter comes from, because if you don't know where letters come from, you will never be able to do them properly, to find new, to find your style writing that letter, okay? And that's the most beautiful thing when you finally, when you finally learn how to do copperplate your way, your own way. I'm taking the universal penman, okay, to show you a few things, which to me are just beautiful. Let me take my cell phone so it's easier for me to show you. Allora, in italiano adesso volevo farvi vedere questa cosa, da dove viene questa R che facciamo noi, questa qua, ok? Guardate qua, la vedete? E questa è una semplificazione di questa, lo vedete? C'è solo la parte, diciamo, senza l'asta dietro. Lo vedete che nel tempo hanno fatto questa cosa? Can you see where our present R comes from? Our shape is this one, okay? So they used to do just the front part of the R, this one. Can you see the shape? And then it developed into this. Right. Vi faccio vedere altri esempi, sempre del Universal Penman. Another beautiful variation of R. And from this, which is just the front part of an R, they had to
connect. And it developed into this. If I draw, let me show you this. Oops. Can you see it? And again, this is super tiny, but I think, hey Korea, this is another example. This is even more similar to our present R. Can you see it? And I think for, and then add this, and you have our present shape. Lo vedete come, da dove è venuta quella R? Queste cose qui a me piacciono tanto e sono, credo, l'unico modo per imparare bene uno stile. Se non sappiamo queste cose, non lo so, sì, si può certamente scrivere, scrivete perché vedete un alfabeto e lo copiate, ma non è la stessa cosa, non l'avete capito, insomma, fino in fondo. You can use, rispondo a Juan Luis Garcu, you can use both. You can use both shapes in the same text. It's not a mistake. You're not losing on consistency or losing on style. It's just because maybe in one word you have hard connections, so you want to use the letter, the shape that is more flexible and easier to use. Okay, this one. When you write in engrosso, you normally use this one. I've seldom seen a beautiful engrosso's piece done with this one. Although you can find them, they use this shape, but this is really very engrosso. So, 21 lines. I use your tool to do this. Here it is. It's genius. Lifesaver. Se non lo conoscete, oh, my pleasure. My pleasure, Jean-Louis. Se non lo conoscete, andate a controllare il loro account. Vendono questa cosa super bellissima e anche molto utile. Allora, aspettate perché qualcuno mi ha mandato una domanda. Voglio vedere se riesco. Oh, ok. Graceful gifted hands. No problems. I will save the video and I will share it for the next 24 hours. And possibly save the video on my gallery and share it on my Facebook page. But in the end, you will have the next 24 hours to watch the live as a story. So no problem. Adesso se Mirella è favoloso, grazie. Sono contenta che vi sia utile. Non ho capito come si tracciano gli angoli. Quali angoli, Ale? Spiegami bene.
I. Ah, you're so welcome. So if someone has questions or just wants to review something. Okay. I tell you what. This is A. You guys from 21 Lines, are you still there? No one's there. Okay. So I was telling Alessandra that I used the 21 Lines tool for preparing my to prepare my sheets for tonight. And I find them genius for how I practice. They're just perfect. And she has doubts on how to draw the 55 degrees lines. I've not learned to do that with this tool. I use this because it's I'm used to this. I use this one. It's faster for me, and I use it for every style. I can go from 5 degrees to 30 degrees to 55 degrees. It's no matter what we want to, I do everything. And this is oh, no brand on it. You can find these in art stores. Questi li trovate nei negozi di articoli per arte. Una cosa, ma forse ce l'ha anche, ce l'hanno anche i negozi di buffetti o quelli che vendono roba per il disegno tecnico. E preferisco usare questo, non ho nemmeno imparato a usare l'altro. Ridi, Alessandra, l'altro strumento, però credo ci sia un modo. Mettendo dei riferimenti qui e poi girando le linee guida, questa griglia, non lo so, non mi ci sono impegnata più di tanto. Sì, qua ci sono i riferimenti dei gradi. Li vedi, Ale? Quindi dal centro a lì e poi dopo però ti devi, quando una volta che hai fatto i puntini, ti devi tirare le righe. Allora a quel punto mi porto questo. Sì, lo puoi fare in realtà, sì, lo puoi fare. Poi la prossima volta che ci vediamo ti faccio vedere come penso che sia e poi lo misuriamo insieme e vediamo se ho capito bene. Ok, so if no one has questions or comments or I don't know what. Time to say bye-bye. I hope this was useful. Spero che vi sia stato utile. E, well, if you have any letters that you feel you want to review, you may like. A demonstration or groups of letters or ligatures or I don't know what. Just DM me and I'd be glad to do that for you. Guess the time gap between my voice and your responses is incredibly long.
Mi sento un po' un po' cretina perché io parlo adesso e le vostre risposte arrivano tardissimo. What it say? Do you use usually 5 millimeters? At least, yeah, 5 millimeters. When I want to warm up, I preferably use 7. Which allows me to warm up with a good pressure progression, and then gradually I reduce my exhale. So say I write a couple of lines in 7 millimeters, then a couple of lines in 6, and then 5. But between 4 and 5 is my usual copper plate. Oh, il righello ancora, aspetta. Quale intendi? Questo qui? Questo? Allora, questo qui. Lui. It's a line repeater and it comes also in vertical. So you've got both. This is great for centering. È molto utile per centrare perché questo ha le dimensioni delle buste, no? Quindi quando fai calligrafia per matrimoni è... And this one is the vertical one. Ah, quest'altro? Questo righello? Adesso le vostre risposte mi arrivano in tempi lunghissimi, quindi prima che... Va bene, allora, credo di... this is the one you wanted to... Ok. I will send you a picture. I will take a picture for you and send it via DM, ok? Bene, bene. Well, this is all, I think. Credo che... Ci siamo detti tutto. E scusate che qui mi si muove tutto, che sto andando a vedere i vostri messaggi. Spero che vi sia stato utile. Ripeto, grazie per essere stati qua, per avermi seguito. E niente, buona serata a tutti. Alla prossima. Ciao.